Direi di cominciare anche in maniera tale da lasciare tempo, insomma, alla discussione e quindi darei la parola proprio a Sergio Duretti che ci introdurrà a questo concetto di Living Lab, andando proprio in questo modo anche a presentare le esperienze specifiche che ci verranno illustrate direttamente dai protagonisti di ciascuna di esse. Sergio si è già presentato, io aggiungo solo che appunto anche il centro Nexa collabora sostanzialmente da sempre con CSP, per esempio una delle ultime cose interessanti che abbiamo organizzato insieme è stato l'Internet Governance Forum Italia, proprio qua a Torino. Esatto, è la festa dei Creative Commons, Certamente. al bla bla. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Io, così come da programma, dovrei fare una presentazione sufficientemente ampia, ma non tale, voglio dire, da addormentarvi, a cui far seguire invece degli interventi di due testimonianze, così come è stato richiesto nel format concordato con Federico, che sono appunto le persone che sono qui e che quindi potranno parlare direttamente delle esperienze di Living Labs svolti presso l'osservatorio astronomico all'interno del Living Labs Astronomia in Rete e di un Living Labs invece in questo momento ancora in gestazione, che è il Living Lab che stiamo ancora progettando, coprogettando all'interno del territorio di Corte Regina insieme al presidio Slow Food di cui Andrea è responsabile. Io ho preparato una breve presentazione che, grazie a Gianluca, voglio dire, contiene questi effetti speciali che spero di saper utilizzare. E volevo semplicemente in un minuto dare una visione estremamente rapida di cosa sia il CSP, perché non vorrei darlo per scontato. Il CSP ha questi soci, come si vede, dei soci pesanti qua. Sono scomparsi i soci principali, quelli col 39%, il 24%, che sono la Regione Piemonte e il CSI, mentre sono rimasti gli altri, che sono Comuni di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, Unione Industriale, Inenergia e Sisvel. Ecco, io perdo il controllo di queste cose. Questa? Sì. Bene, perfetto. Scusate, ma io non ho il controllo di questa roba. Sono andato avanti. Ok. CSP è un organismo di ricerca. Gli organismi di ricerca sono sostanzialmente tutte quelle strutture che corrispondono a queste quattro caratteristiche. Non hanno scopo di lucro, possono svolgere esclusivamente attività di sviluppo sperimentale di ricerca industriale, qualunque tipo di utile che è stato eventualmente ricavato ad essere reinvestito in attività di ricerca e non ci deve essere nessun accesso preferenziale all'attività di ricerca da parte dei soci, cioè la capacità di accesso alla ricerca del CSP e di qualsiasi organismo di ricerca deve essere uguale per i soci e per i terzi. Le persone oggi siamo 46 dipendenti e 15 giovani ricercatori, però al 2000-2012 ci sono state ben 2.504 persone tra dipendenti, collaboratori, borsisti, ricerca, tirocinanti, tesisti che sono passati in CSP. Anche nei nostri tedeschi. Anche dei nostri tesisti, sicuramente. Soprattutto molti tesisti, voglio dire, del Politecnico. Ciao, buonasera. Noi abbiamo anche un importante rapporto con le imprese come struttura che opera nel campo del trasferimento tecnologico attraverso essenzialmente tre modelli. Un modello che è quello dei Joint Lab, in realtà presso il Politecnico di Torino, nel senso che abbiamo una sede anche presso la Cittadella Politecnica, nella zona del Business Research Center, e dove incubiamo sostanzialmente laboratori congiunti, voglio dire, con delle imprese che chiamiamo Joint Lab. Abbiamo un programma di trasferimento tecnologico che si chiama Innovation for Business, che ogni anno produce un catalogo di un certo numero di asset, ovvero di prototipi funzionanti e trasferibili, che è stato acceduto da oltre 500 imprese in questi anni. E la terza modalità è quella dei progetti collaborativi a livello nazionale, internazionale e locale, e ne abbiamo attualmente attivi 21.
esaurita, voglio dire, la presentazione del CSP, entriamo nel merito invece dei Living Lab. Io sono partito sostanzialmente, parto dalla definizione, voglio dire, che è contenuta all'interno di Wikipedia, ovvero voglio dire che un Living Lab è sostanzialmente un ecosistema che utilizza il paradigma dell'open innovation, user-centered, quindi centrato sui bisogni degli utenti, che spesso opera, nel nostro caso, che necessariamente opera in un contesto territoriale, e dove questo ecosistema integra sostanzialmente, vuol dire, soggetti che operano nel campo della ricerca e dell'innovazione, integra comunità locali all'interno di una collaborazione tra il pubblico e il privato. Se questa è la definizione, qual è stato? Scusatemi, io. Se questa è la definizione, voglio dire, questo fenomeno è un fenomeno che è come dire, in tempi abbastanza rapidi, perché sostanzialmente da questa definizione a quella che è stata la prima grande adozione che è stata effettuata a livello europeo durante la presidenza finlandese della Commissione europea nel 2006, è diventato nel tempo un fenomeno di carattere mondiale. Il portale, non solo europeo, che è openlivinglabs.eu, che inizialmente era soltanto europeo, ma che adesso ha allargato la sua visione all'intero mondo, oggi ne raccoglie tra 131 e 50 paesi diversi, e la raccolta è avvenuta attraverso quelle che loro chiamano launch events, di cui ce ne sono stati 8 dal 2006 sino ad oggi, e che il cui prossimo è previsto ad Amsterdam nel settembre 2014. In Italia, oltre al Piemonte, che è sicuramente l'esperienza, voglio dire, più ricca in termini di produzione di Living Lab, perché nel corso di questi anni ne sono stati realizzati 8 e poi li vedremo, le altre due regioni che si sono contraddistinte particolarmente sul Living Lab sono il Trentino, che ha uno specifico progetto che si chiama Trentino Eselab, e la Regione Puglia. Sulla Regione Puglia farò poi un approfondimento, perché per quanto riguarda la Regione Puglia la scelta sui Living Labs è stata una scelta assolutamente strutturale, assolutamente rilevante, che quindi rappresenta sotto questo aspetto un elemento assolutamente interessante da tenere monitorato nel tempo. Sbaglio sempre, scusate. Se guardiamo, questo qua è un grafico che sostanzialmente dà una distribuzione dei diversi Living Lab a seconda delle diverse wave, in realtà qui le wave catalogate sono 6, quindi minori delle wave già effettivamente realizzate, che sono state 7, e suddivisi a seconda delle diverse wave, vediamo che ad esempio comunque l'Italia si caratterizza come è la barra sostanzialmente posizionata sulla Puglia, con 27 Living Lab catalogati, di cui la principale parte nelle prime 4 wave, nelle prime 4 ondate, quindi tra il 2006 e il 2010. Perché è importante la parte dei Living Labs della Puglia? Perché per la regione Puglia i Living Labs sono diventati di fatto la piattaforma dell'innovazione e della ricerca per una parte importante dei fondi strutturali utilizzati nella programmazione 2007-2013. Quindi la scelta che è stata fatta dalla Regione Puglia è stata quella di individuare nello strumento di Living Lab uno strumento di vera e propria politica industriale. E di politica industriale che ha messo insieme le imprese e la ricerca sui temi che vedete rappresentati all'interno di quel poligono, voglio dire, nel quale vengono rappresentate sostanzialmente le diverse categorie che sono state utilizzate, attraverso un percorso estremamente interessante che è partito da un catalogo dei bisogni e che si è successivamente arricchito invece di un catalogo che fosse in grado di dare una risposta a questi bisogni. Quindi in qualche modo integrando e componendo anche una delle caratteristiche proprie dell'open innovation,
e quindi sostanzialmente di un meccanismo che mette in contatto attraverso un broking coloro che cercano e coloro che offrono soluzioni. E la dimensione transfrontaliera, che è un altro aspetto importante, il Piemonte non soltanto ha realizzato molti Living Lab, ma ne ha anche realizzato uno che io considero particolarmente importante, perché è un Living Lab transfrontaliero, un progetto, come dire, che ha ragionato sui possibili Living Lab transfrontalieri fra tutte le regioni che in questo momento condividono sostanzialmente le Alpi. Per cui, come vedete, le due regioni del Rhône-Alpes e del PACA, dalla parte francese, e le tre regioni, invece, dal lato nostro, ovvero Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. Devo dire che, in particolar modo, il manuale per lo sviluppo di Living Labs transfrontalieri è una ricchissima fonte documentale, bibliografica e anche, dire, scientifica, per quanto oggi si possa già parlare, come dire, di una sorta di letteratura scientifica sui Living Lab, che sicuramente aiuta molto ad entrare bene in questa dimensione. Adesso entriamo maggiormente nel merito di quello che è il corpo centrale sostanzialmente di questa presentazione, cioè quello di rappresentare non soltanto l'esperienza piemontese, ma quali sono i punti, qual è stato l'approccio che abbiamo utilizzato in Piemonte, in particolar modo utilizzato il CSP con i suoi partner, per sviluppare il Living Lab. Noi siamo partiti sostanzialmente, quando dico siamo partiti, intendo dire siamo partiti nel 2006, cioè praticamente in modo analogo a quando è partita l'Europa. In realtà questo non è stata una scelta consapevole, lo dico con una confessione corretta. Cioè, quando noi siamo partiti a fare i Living Labs non avevamo ben chiaro che in quel momento la Commissione europea attraverso la presidenza finlandese avrebbe spinto su questo piano. Diciamo che abbiamo incrociato il percorso appena un po' dopo. Noi eravamo partiti da tre profondi convincimenti, con il primo caso che abbiamo esaminato, che è stato il caso che ha fatto anche abbastanza scuola, delle valli Orcasuane. Ovvero, voglio dire, che bisognava in qualche modo intervenire per evitare che vi fosse un eccesso di guida da parte della tecnologia, e che quindi in qualche modo lo sviluppo locale e soprattutto lo sviluppo delle comunità locali e la risposta ai loro bisogni fosse technology driven, ma che invece dovesse in qualche modo operarsi una significativa e profonda rovesciamento, come dire, del paradigma, tornando sotto questo aspetto ad avere, come dire, progetti molto più guidati dai bisogni. In secondo luogo, che un processo di questo tipo richiedeva una profonda condivisione e coprogettazione con le comunità come requisito assolutamente essenziale, e che terzo, il risultato doveva essere non tanto, come dire, un buon progetto tecnologico in cui le cose funzionavano, ma dovesse essere qualcosa, voglio dire, che determinava un reale beneficio, non soltanto percepito, ma in qualche modo voluto e, come dire, sfruttato, voglio dire, dal territorio. E che quindi non era sufficiente per dire che Living Lab fosse buono, che poi funzionasse tutto sotto profilo tecnologico, perché se funzionava tutto sotto profilo tecnologico, ma la comunità di quella splendida tecnologia non sapeva cosa farsene, il risultato non era sicuramente soddisfacente. Questo è stato il punto di partenza, e su questo noi abbiamo sostanzialmente cercato di disegnare un modello e una metodologia che troviamo sia in questa prima rappresentazione, e che troviamo, se vogliamo, in modo molto più, come dire, semplificato in questa seconda rappresentazione, ovvero che l'intero processo dovesse essere un processo, come dire, costruito per fasi, che ciascuna di queste fasi dovesse essere assolutamente completata prima di passare alla fase successiva, e che soltanto lo sviluppo di ciascuna di queste fasi potesse realizzare alla fine un buon livello. Ovviamente all'interno di queste fasi, nessuna di queste fasi pesa in modo uguale,
Nel senso, voglio dire che le fasi che hanno sicuramente avuto un maggior impegno e un maggior peso all'interno del processo metodologico adottato sono state le fasi di avvio, perché qui abbiamo utilizzato la parola avvio in qualche modo come sinonimo di kick-off. Io in questi casi preferisco utilizzare la parola ingaggio, nel senso che l'ingaggio è assolutamente fondamentale, perché se sbagli l'ingaggio, poi alla fine, voglio dire, il processo comincia a essere già un processo, voglio dire, che, su cui intervengono immediatamente delle difficoltà. L'altra fase assolutamente fondamentale è la fase di coprogettazione. La coprogettazione è una fase assolutamente delicata, perché è una fase che richiede una grande capacità di mettersi in equilibrio sui diversi tempi attraverso cui una progettazione che parte dai bisogni si realizzi. In alcuni casi, quindi, ad esempio, lo dico perché il CSP è un organismo di ricerca che opera nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, abbiamo dovuto necessariamente anche un po' rallentare la fase di progettazione tecnologica, perché spingere troppo semplicemente sulla fase di progettazione tecnologica rischiava in qualche modo di sfasare la parte di progettazione nella quale la tecnologia serviva a soddisfare determinati bisogni o a determinare, come dire, un reale sviluppo, voglio dire, delle soluzioni che si stavano prevedendo. Quindi la fase di coprogettazione è una fase che ha preso in molti casi molto tempo. Nel primo caso, quello che citavo delle Valle Orbe Soana, la fase di coprogettazione, tra la fase di ingaggio e la fase di coprogettazione, è passato circa un anno. E devo dire, voglio dire, facendo riferimento, ho citato il primo, posso citare anche l'ultimo, anche il caso di Cortereggia, noi ci siamo conosciuti più o meno lo scorso anno di questo periodo, e siamo, come dire, giunti ad una fase, voglio dire, nella quale abbiamo già compiuto una parte di analisi e, come dire, definito dell'ipotesi, ma ci siamo presi il tempo necessario, perché appunto il modello di Lidilar, per come l'abbiamo applicato ovviamente noi, nel senso che è del tutto discutibile, però richiede, per poter essere effettivamente un modello partecipato, un modello nel quale poi si passa alla fase implementativa, ai tutti gli attori che sanno esattamente cosa fare e come farlo, richiede, come dire, un buon tempo di preparazione. Come dicevo prima, appunto, il primo Living Lab nasce praticamente nel 2006, contemporaneamente alla rete europea, l'European Network of Living Labs. Ne sono stati sviluppati successivamente tra il 2007 e oggi altri 7, e due sono appunto in avvio, uno, voglio dire, sui temi della disabilità nella provincia di Cuneo, e uno sulla valorizzazione dei presidi territoriali nel canavese, e qui abbiamo appunto Andrea che poi ce ne potrà da questo punto di vista parlare. Adesso io faccio una proprio perché voglio assolutamente essere preciso nell'utilizzare la mia mezz'ora di tempo e non sforare nemmeno di un minuto per togliere tempo invece, voglio dire, ad Alberto e ad Andrea. Quindi passerò abbastanza rapidamente in successione i diversi Living Lab che sono stati realizzati, per poi dedicare gli ultimi 5 minuti a rappresentare alcuni primi risultati di questa esperienza, che non si riferiscono soltanto a ciascun Living Lab, ma che sono il portato di questa esperienza da un punto di vista generale. Il primo è stato appunto quello della Valle Orca Soana. L'obiettivo di questo Living Lab, ben sintetizzato dall'allora segretario della comunità montana Valle Orca e Soana, era: voglio che quei pochi giovani che vivono qua abbiano la stessa possibilità di accesso alla banda larga che ha un giovane che abita in centro a Torino. Prego. Un obiettivo sufficientemente sfidante, però sufficientemente chiaro. Diciamo che questo è un obiettivo che è stato raggiunto, nel senso che oggi in Valle Orbe Soana arriva un gigabit, grazie al fatto che si è scoperto che c'era una splendida infrastruttura di fibra ottica che partiva da Torino, cioè dal Martinetto, arrivava fino alla diga del Tereccio,
e che poteva essere facilmente spillata attraverso i 13 ponti radio della comunità montana, quindi attraverso una combinazione tra wired e wireless, poter distribuire bandi in abbondanza in tutta la valle, ma soprattutto intorno a questa disponibilità dell'infrastruttura, che oggi è gestita da un operatore privato attraverso una modalità di concessione, quindi la pubblica amministrazione non paga un euro da 5 anni, per 5 anni, è stato costruito sostanzialmente anche un meccanismo di user generated content all'interno di un portale dedicato che è stato costruito a suo tempo e che oggi continua a essere alimentato attraverso contenuti multimediali che si chiama Orcosuana TV. L'altro aspetto importante di questo Living Lab è che la comunità montana a un certo punto ha cominciato a capire che non doveva più chiedere i soldi della montagna per fare i ponti, ma chiedere i soldi alla montagna, all'assessorato alla montagna, per fare un investimento sulle infrastrutture e i materiali. Per cui loro, invece di chiedere i 200.000 euro per fare l'ennesimo sottopasso, la bretella, eccetera, eccetera, hanno chiesto e ottenuto 200.000 euro per ristrutturare un immobile a Ronco Canavese e trasformarlo nella casa digitale, ovvero nel punto di riferimento di tutta la valle per chiunque, per tutte le attività di informazione, eccetera, eccetera, del digitale delle Valli Orcosuane. Casa digitale inaugurata con tanto di banda, voglio dire, corredo multimediale di testimonianza, il 17 luglio di 2 anni fa. Il secondo è stato un Living Lab realizzato a Borgo Franco di Ivrea, nella quale una comunità di senior invece sostanzialmente, voglio dire, hanno utilizzato per circa un anno e mezzo un'interfaccia semplificata per l'accesso ai servizi di internet fornita da un'associazione nazionale che si chiama ELBI, che propone questa soluzione. Questa attività è stata fatta anche riusando sostanzialmente della strumentazione dismessa dalla regione, quindi fornendo sostanzialmente gratuitamente i PC, voglio dire, a circa 200 anziani che hanno fatto parte di questo panel. Qui il progetto è andato molto bene, ma alla fine del progetto non è più successo nulla. La ragione di questa cosa apparirà molto banale, però io ve la dico per com'è: è cambiato il sindaco. Borgo Franco è un posto, voglio dire, da 3.000 abitanti, il sindaco ha un ruolo fondamentale, quel posto perché fa il sindaco, la giunta, il consiglio comunale, l'assistente sociale, il capo dei vigili, eccetera, eccetera. Tu hai un sindaco molto convinto che punta su questo e su un altro progetto che sfortunatamente per lui non è andato in porto, cioè quello di una grande fabbrica di silicio a Borgo Franco di Ivrea, che avrebbe creato invece ben altro che il nostro Living Lab. Siccome quelle due cose non sono andate in porto, è cambiata l'amministrazione, è finito il progetto. Cioè, il progetto è finito bene, tutti soddisfatti, però non ha avuto un seguito. Ma questo progetto, praticamente, chi è che l'aveva finanziato? Questo progetto era stato finanziato in parte dalla regione e cofinanziato, voglio dire, attraverso... cofinanziato nel senso che era stato finanziato per una parte della regione per le attività che erano state svolte, voglio dire, prevalentemente dal CSP, e poi, voglio dire, era stato non cofinanziato, ma il comune di Borgo Franco aveva costruito insieme alla rete di associazionismo locale della terza età, e quindi dal filo d'argento dell'Hauser piuttosto che lo SPI della CGL, piuttosto che le altre sigle sindacali, lo sviluppo della comunità. Ci aveva messo le risorse di persone. Il finanziamento di questo Living Lab era stato nell'ordine di circa 250. Oh, buonasera. Questo è un altro progetto che si è svolto qualche tempo fa. Questo progetto dimostratore è stato realizzato in collaborazione con l'Università di Monte Orientale, con il suo Fauser di Novara, col comune della provincia di Novara, e probabilmente era, come dire, diciamo, per l'epoca, stiamo parlando in questo caso del 2008, era probabilmente, come dire, leggermente visionario rispetto alla situazione, perché gli ambiti sui quali si dedicò questo Living Lab erano quelli del game-based learning,
della virtual classroom e dell'interoperabilità dei contenuti didattici su piattaforma open source di e-learning. Allora andava, c'era questo film legato ai learning objects che sostanzialmente dovevano funzionare ovunque, quindi dovevano funzionare su Moodle piuttosto che su Claroline, piuttosto che su qualsiasi altra piattaforma. Vado molto più rapidamente, astronomia in rete, non dico nulla, se non che questo è un progetto, come dire, di grande successo, ma non ne parlo io, ne parla poi direttamente il nostro Alberto, devo dire, che ne parlerà molto molto meglio di me. Questo è un altro LimitLab estremamente interessante, che di fatto è diventato il prototipo per lo sviluppo successivo di quella che oggi è diventata una vera e propria piattaforma di Internet of Things, un LimitLab realizzato con il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Torino, nel quale abbiamo fatto le prime sperimentazioni. Questo aveva un contenuto prevalentemente tecnologico, quindi è stato un po' a latere, perché non ha riguardato né un territorio né categorie di utenti, ma era estremamente interessante, voglio dire, perché andava a esplorare delle soluzioni, stiamo parlando in questo caso del 2010, delle soluzioni abbastanza innovative in un contesto come quello che ci era stato messo a disposizione gentilmente dal Dipartimento di Biologia dell'Orto Botanico di Torino, e ha permesso ad esempio di fare le prime rilevazioni importanti, voglio dire, su tutta una parte che riguardava i licheni, in modo particolare i licheni, che sono degli ottimi sensori naturali sulla qualità dell'aria. Vivi Valsesia è il Living Labs che abbiamo realizzato invece all'interno della comunità di Varallo Valsesia. È stata un'importante impresa, perché siamo riusciti a convivere tra il comune di Varallo Sesia e il Sacro Monte di Varallo, e soprattutto tra, come dire, una situazione non sempre, come dire, sintonica tra il comune di Varallo Sesia e il Sacro Monte di Varallo. Chi è informato sa anche chi è stato lungo sindaco di Varallo Sesia, che è un importante uomo politico della Lega Nord, che si chiama Gianluca Buonanno. Questo progetto, voglio dire, è un progetto che sostanzialmente si è dedicato a capire quali potevano essere gli strumenti di valorizzazione sul territorio per siti di rilevante importanza culturale, come in questo caso Sacro Monte di Varallo. Smart Valley ICT per la sostenibilità energetica in Valtiglione, invece è un progetto che abbiamo realizzato in Valtiglione coinvolgendo le scuole, sostanzialmente sul paradigma di ti metto nelle condizioni di avere un maggior controllo, di una maggiore consapevolezza su quanto consumi. Roero Lab è un LimitLab che abbiamo sviluppato all'interno del territorio del Roero per la valorizzazione dei beni comuni nel Roero. E non parlo ovviamente di quelli che sono ancora in qualche modo in gestazione, perché poi ne parlerà Andrea, almeno per la parte della Piattella. Ciascuno di questi Living Lab, di cui qua c'è una rappresentazione molto schematica, ha comunque lasciato anche sotto l'aspetto tecnologico degli asset a disposizione del territorio. E vengo molto rapidamente alle ultime due slide. Quindi, tutta questa esperienza che abbiamo sostanzialmente fatto dal 2006 ad oggi ha sicuramente, voglio dire, come dire, un buono, una parte buona. La parte buona, io ne indico tre punti di parte assolutamente buona, e cioè che i LimitLab si sono dimostrati in alcuni casi strumenti estremamente efficaci, voglio dire, per intervenire su quello che possiamo considerare, insieme all'accesso to cure, il principale divario culturale italiano sul digitale, cioè un divario, come dire, nell'uso, nel pieno utilizzo del digitale, agendo su una domanda non indotta e quindi non agendo da questo punto di vista attraverso un surplus di offerta tecnologica, ma cercando invece di partire dai bisogni, di capire come il digitale poteva rappresentare una possibile soluzione nuova ai bisogni. È sicuramente una via originale ai territori smart e alle comunità intelligenti, non a caso i LimitLab sono citati all'interno dell'accordo di partenariato inviato dall'Italia alla Commissione europea per il 2014-2020 come uno dei possibili strumenti attraverso cui realizzare, come dire, dei territori più smart e comunità più intelligenti, sulla scorta anche da questo punto di vista della scelta molto forte da fatta dalla Regione Puglia.
famiglia. Il terzo aspetto è che, se ben guidato e impostato sin dall'inizio, si riesce a passare da una fase di sperimentazione, che è ancora molto segnata da un ambito di ricerca, ad una fase di servizio. Come ad esempio nel caso delle valli orpusulane. Cioè, quindi non necessariamente rappresenta un bel esercizio nella quale il risultato della fine AI è o comunque costruito un bel po' di cultura, ho lasciato comunque sul territorio tanti, tanti aspetti, ma effettivamente riesco, come dire, a trasformare componenti di ricerca in componenti che diventano stabilmente di servizio. E quindi, come dire, in qualche modo a realizzare uno dei passaggi più complicati che spesso ci sono. Qual è la parte meno buona, che io definisco come cattiva? Sicuramente la variabile tempo. Lo dicevo già prima, la coprogettazione e la condivisione consumano tempi lunghi. Il fatto di consumare tempi lunghi comporta il fatto di accettare delle componenti di rischio e anche di fallimento, che sono determinati invece dal fatto che i tempi attraverso cui la tecnologia evolve molto spesso sono più rapidi. Quindi tu rischi da questo punto di vista, voglio dire, di in qualche modo non azzeccare il tempo giusto, cioè non metterti nella condizione di trovare il tempo giusto attraverso cui tu riesci a realizzare la massima unione, il massimo beneficio possibile dal fatto di aver effettivamente coprogettato e condiviso e di aver dato una risposta allo stato dell'arte. L'aspetto, voglio dire, che io considero, come dire, più complicato è che rimane spesso il Living Lab, così come spesso il digitale, viene considerato qualcosa in più piuttosto che qualcosa invece. Quindi viene considerato una sorta di aggiungo anche questa cosa a tutte le cose che faccio, mentre dovrebbe diventare sempre di più la faccio in un altro modo. Non faccio tutte le altre cose nello stesso modo e poi ci aggiungo anche questa. Questo è un aspetto, voglio dire, culturale molto molto complicato, voglio dire, da superare, e che sotto questo aspetto, voglio dire, richiede un forte investimento proprio nella fase, voglio dire, iniziale, cioè spiegare che non stai proponendo di fare qualcosa in più, ma che stai proponendo di dare una risposta a dei bisogni che esistono in una modalità diversa attraverso rispetto a quella che stai utilizzando tu. Il terzo aspetto è la replicabilità non meccanica, cioè che, essendo progetti, come dire, a forte connotazione territoriale, l'autonomia e la perdurabilità dei territori delle comunità è un elemento, voglio dire, che rende replicabile una parte, la metodologia, le buone e le pessime, cioè le cose buone che hai imparato che devi fare, le cose cattive che hai imparato che non devi fare, ma che, dire, l'ho fatto lì e funziona sicuramente anche là, è sicuramente, come dire, un passaggio, voglio dire, che nessuno, io perlomeno non ritengo di suggerire a nessuno, perché la replicabilità da questo punto di vista non è data. Io mi sono preso ancora questa proprio l'ultima cosa. Ovviamente tutte queste cose sono spiegate con molte più dovizie di particolari, documentazione testuale, di immagini, video e quant'altro all'interno di livinglabs.csp.it, che è la parte, voglio dire, del sito del CSP che si occupa specificatamente di livinglabs. Io sono stato leggermente un po' più lungo, me ne scuso con tutti e darei la parola immediatamente ad Alberto e ad Andrea, in modo che completiamo con le testimonianze questa prima parte e poi passiamo alla discussione. Voi avete dei contributi? Ci avete dei contributi? Perfetto, allora io ti cedo il posto. Come si fa a far vedere? Si fa presentazione, è giusto 4 slide. Ok, si vedono? No. F5.
Basso. Ah, ok, sì, io ho sulla sinistra. Non lo trovavo. Beh, grazie Sergio. Prima tra di noi Sergio ci ha presentati, eravamo fuori onda e ci ha descritto come le vittime dei Green Labs. E quindi io come vittima vi illustro le ricadute. Beh, io seguo la didattica e divulgazione, prima c'è un passato nella ricerca come fisica solare e soprattutto l'Istituto Nazionale di Astrofisica si occupa di ricerca. E come ambiente di ricerca noi studiamo tutto l'universo. Tutto l'universo e anche abbiamo delle conoscenze tecnologiche, perché tutta una parte di strumentazione, quella del piano focale, ma quella che teniamo i telescopi e quella che si manda nello spazio, le sviluppiamo ovviamente noi. Di conseguenza abbiamo i nostri background tecnologici, secondo me, anche ottimi. Certamente nel 2010 noi come Istituto Nazionale di Astrofisica non eravamo portati a quel fare invece, cioè utilizzare l'ICT nella comunicazione. Fare le stesse cose che poi facevamo già normalmente, tipo chissà un corso di formazione ai docenti, ma fatto in maniera nuova, con altri metodi. E quindi è stato curioso, secondo me, sviluppare questo progetto insieme, che è stato l'astronomia in rete, perché poi alla fin fine noi certamente eravamo l'istituto di punta a livello di ricerca, però ci siamo trovati un po' a stare dietro a quello che ci proponeva il CSP. Si è praticamente costituita una specie di rete tra osservatori astronomici in Piemonte, di cui poi abbiamo tenuto i contatti, uno all'Osservo San Giovanni e l'altro ad Altette, e si è realizzata, questo l'ha realizzato soprattutto il CSP, un'infrastruttura tecnologica in grado di poter trasmettere dei dati ripresi da piccoli CCD presso questi osservatori che non erano dotati, ma invece c'erano i nostri CCD e conseguenza eravamo tranquilli. C'è stata anche una parte appunto più interessante, secondo me, dal mio punto di vista, che mi occupo di didattica e divulgazione, che è stato il collegamento con località remote, classi di studenti attraverso le lavagne interattive multimediali, che fanno girare lì. E questo ha dato spunto a quello che, come vittime dei Living Labs, sono state poi le ricadute. Perché nel 2011 noi come Osservatorio Astrofisico di Torino siamo riusciti a proporci con un portale studiato per realizzare dei corsi di formazione online ai professori. Quindi è una ricaduta di tipo tecnologico, l'esperienza che abbiamo avuto con Astronomia in Rete ci piaceva, però non era indirizzato a quello che secondo noi erano degli utenti particolari da tenere in considerazione, perché un conto è giungere a un appassionato, un conto è raggiungere uno studente e un conto invece è raggiungere un docente. Significa praticamente d'improvviso avere un fattore 30 minimo, perché un docente avrà una classe, riuscire meglio nella comunicazione. Poi ne parleremo un attimo di quello che stiamo ancora facendo con Cielo a Scuola. Non solo. Nel Living Labs ci sono questi aspetti. Un aspetto è quello tecnologico, delle strutture dell'informatica. Ma conto è anche un aspetto umano, no? Nel senso ci sono gli user che sono poi alla fine un insieme di relazioni con persone. E quindi con Astronomia in Rete noi riusciamo anche a creare dei collegamenti con quelli che sono poi gli altri due osservatori astronomici, ma con la comunità di astronomi che sono in Piemonte. E nel 2013 abbiamo fatto quello che probabilmente i puristi dell'informatica possono dire una barbaria, perché abbiamo tradotto l'idea di fare un backcamp non online, non in streaming, ma realizzarlo fisicamente con delle persone. Abbiamo invitato ad associarsi, a registrarsi su un sito di un congresso che c'è di piemontesi, abbiamo invitato gli astrofili paradossalmente sembrano molto preparati in campo informatico, invece si sono trovati spiazzati, perché dopo che c'era la registrazione al sito, gli si chiedeva di votare gli eventuali contributi, come capita nei backcamp, durante un backcamp che si realizza in rete.
Quindi si è fatto un congresso chiamato Cieli Piemontesi, in cui mancava il SOC, Scientific Organized Committee, un congresso non congresso, perché erano gli stessi partecipanti al congresso che attraverso il sito votavano l'intervento che gli interessava seguire, ed è stato realizzato il 23 marzo 2013. La cosa divertente, al limite poi ritornerò su queste slide, è che anche quest'anno si ripete il congresso. Non è più organizzato però dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, ma è organizzato da un'associazione di astrofili Urania, che è quella che aveva anche il radiotelescopio messo in rete nel precedente progetto che era Astronomia in Rete. Quindi è un modo in cui, sotto certi aspetti, i contatti sociali che si sviluppano in un progetto tipo Living Labs vengono poi riutilizzati, anche questa è una ricaduta. In ultimo parlerò del portale EduLeaderTT. Beh, e volevo parlare un attimo, dicevo, a scuola, perché poi alla fine questo è stato il modello utilizzato nel primo corso, quasi tutto online, realizzato nel 2011. Erano coinvolti più classi distribuite sul territorio piemontese, uno a Torino, che era il liceo Volta, a Cuneo, che in realtà è Fossano, e il Vallauri, e nella provincia di Novara, cioè a Rona, il liceo Enrico Fermi. Qua abbiamo utilizzato il portale che avevamo studiato insieme al CSP per riuscire a metterci in una specie di web conference, che poi in realtà abbiamo avuto delle complicazioni, abbiamo utilizzato un altro sistema ancora. Comunque c'era una cabina di regia e poi c'era il teacher, un insegnante che era un ricercatore astronomo del nostro istituto, dell'Osservatorio Astrofisico di Torino, quindi consentiva di mettere in contatto i docenti, quelli che dei licei soprattutto, sono un corso di formazione rivolto ai docenti dei licei, con chi faceva in quel momento ricerca in quel settore, quindi al massimo, al top del livello della ricerca. All'Osservatorio Astrofisico di Torino c'eravamo anche noi la piccola classe, che è quello studente addormentato sul banco, che quello era fondamentale per noi, perché quando c'è un docente ci serve anche un certo feedback con la classe, se no è difficile insegnare, è difficile trasmettere guardando semplicemente uno schermo del computer. Beh, e questo progetto qua adesso si trova nella sua seconda edizione e coinvolge di nuovo corsi di formazione per gli insegnanti, sì, ma rivolti a chi? Non solo più l'ambito piemontese, ma ci troviamo con una classe in Valle d'Aosta, quattro classi in Piemonte e una classe in Sicilia. Queste classi qua io le chiamo classi, in realtà sono istituti pilota, cioè sono istituti e licei di quella zona lì, di quelle province, che ospitano docenti dei licei anche provenienti da altri istituti, quindi secondo me è una cosa molto divertente. Il vantaggio di questo è che con queste tecnologie qua noi riduciamo brutalmente i costi di un corso di aggiornamento che per un docente significa anche solo il trasporto in auto, in pullman, dove si fa la lezione, e oramai, avendo docenti molto demotivati, sono poco portati a sostenere. Un'altra cosa interessante, quest'anno gli insegnanti non sono solo più concentrati nel nostro osservatorio fisico, a Palermo, a Firenze, Milano, quest'oggi fino alle 4:30 c'era un mio collega di Trieste che parlava di astrobiologia. Quindi è una cosa molto flessibile, questo fare le cose in un modo nuovo, farle invece in qualche altra maniera, che è stata un'eredità di Astronomia in Rete. Cieli Piemontesi, beh, praticamente avevo già detto tutto prima, la cosa che abbiamo implementato rispetto al modello precedente, che era quello di Astronomia in Rete e anche di Cieli a Scuola, è il fatto della presenza di un forum che è mirato di nuovo a riuscire a coinvolgere gli utenti. Questo è già un pochettino più difficile da gestire. Vediamo infatti che gli astrofili sono tecnologicamente molto avanzati anche loro. Quando gli parli di ottiche, quando gli parli di CCD, di programmi di riduzione, ci sono. Nell'utilizzo del forum sono abbastanza scarsi. Probabilmente anche loro sono proiettati più
verso l'hobby, quello che è la loro ricerca, piuttosto che la comunicazione, come eravamo noi d'altronde. E invece qua è quello che abbiamo presentato alla Società Astronomica Italiana l'anno scorso, quest'anno dovremo fare diciamo, l'aggiornamento di questa situazione, perché invece è il portale delle risorse educative dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Qua non si vede, ma ci sono delle componenti che si erano pensate proprio all'interno del Living Labs di Astronomia in Rete. Per esempio, avere dei telescopi robotici in grado di fare degli streaming, in modo tale che potessero essere delle risorse utilizzabili un po' da tutti. Questo è un esercizio abbastanza diffuso a livello internazionale, però è la prima volta invece che si è infatuato l'Istituto Nazionale di Astrofisica, nel senso è la nostra realtà italiana alla fine. A questo fianco c'è un portale in cui ci sono vari tipi di ambienti, c'è il Moodle, che è il classico Virtual Learning Environment, c'è il Web Conference Instance, l'abbiamo fatto saltare anche quello, perché il nostro istituto si è dotato oramai di servizi agganciandosi a GAR, non c'è più il VCS. E c'è una parte interessante che è l'Open Archive Initiative Protocol per Multimedia Data Addressing, che però anche quello lì si sta modificando, è un modo open per distribuire delle risorse proprio educative secondo certi standard. E questo direi che è il tutto. Come vittime siamo stati abbastanza bravi. Adesso vediamo la potenziale, l'altra potenziale vittima. Lascio la parola a Andrea. Posso staccare? Sì. Aspettiamo la diretta. Una pausetta. Sì, sotto, si muove male. Non si può proprio lasciare tutto questo momento. Un'ora e venti, speriamo, possiamo farci una pausa. Ovviamente se nel frattempo ci sono domande o altro, utile voglio dire... Una domanda un po' provocatoria ce l'ho, ma non so forse è troppo ampio, però la butto lì, poi magari ne parliamo dopo. Cioè, questo concetto di Living Lab non è che rischi di spiegare un po' troppo, cioè non rischi di diventare l'unico modo giusto di occuparsi di tecnologia nel mondo reale. Cioè, mi sembra tanto sensato da essere troppo, ecco. Non so se hai capito. Cioè diventa un po' tutto un Living Lab, insomma, ecco, questo rischio. Mi pare che il tema è estremamente interessante, al punto, voglio dire, che oggi anche soltanto, voglio dire, la scelta, voglio dire, di non definire in modo molto molto più preciso cosa sia un Living Lab e lasciarlo in qualche modo dentro un livello abbastanza ampio di definizione, così come abbiamo visto dalla definizione di Wikipedia, lascia la possibilità di individuare diversi modelli di applicazione. Io prima dicevo appunto che per esempio la Puglia ha fatto diventare il Living Lab lo strumento attraverso il quale
gestire la piattaforma di ricerca e innovazione dei fondi, della parte finale dei fondi strutturali 2007-2013. Quindi gli è dato sostanzialmente una connotazione di politica industriale, così come ad esempio in Piemonte, per citare un esempio, è stato fatto sui poli di innovazione, no? La scelta, i Living Lab che sono stati fatti in Piemonte, invece, voglio dire, non hanno questa caratteristica, hanno più una caratteristica, avrete sicuramente notato che tranne un caso, che di fatto è quello dell'orto botanico, tutti gli altri Living Labs sono sostanzialmente presenti, voglio dire, su un territorio che qualcuno definisce marginale, che potremmo definire rurale, che potremmo comunque definire come un territorio che non è quello dei centri urbani. Stiamo parlando del Roero, piuttosto che delle Valli Orca e Soana, piuttosto che della Valsesia, piuttosto che, dire, che di un comune piccolo di 3.000 abitanti. E quindi in quel caso l'utilizzo dei Living Labs, come mi pare abbia spiegato bene anche Alberto, è stato più, come dire, un modello utilizzato per l'inclusione. Quindi da un lato abbiamo ad esempio l'utilizzo dei Living Labs addirittura come piattaforma di politica industriale, dall'altro abbiamo un'esperienza come quella che abbiamo fatto qui in Piemonte, più orientata, se vogliamo, a una politica di inclusione e di intervento sul divario digitale in senso lato. La tua osservazione però è assolutamente corretta, perché da questo punto di vista è difficile dire che un modello che parte dai bisogni degli utenti, che piega la tecnologia ai bisogni degli utenti, non sia un buon modello. Però è anche vero, voglio dire, che se noi guardiamo, ad esempio, io lo dico in modo estremamente chiaro e anche in questo caso un po' provocatorio, se noi guardiamo come l'Europa ha speso le risorse sul quinto, sul sesto, sul settimo programma quadro, le ha spese essenzialmente sul modello tecnologico di lavoro. E soltanto ora, all'interno di Horizon 2020, attraverso, come dire, una parte di Horizon 2020, cioè le Societal Challenge, che ne prendono, come dire, un po' meno della metà, cerca di partire, come dire, dalle nuove sfide sociali, perché gran parte di Horizon 2020 è ancora infrastrutture pesanti per la ricerca scientifica, e ci mancherebbe altro, e progetti di ricerca e sviluppo sulle tecnologie abilitanti. Quindi da questo punto di vista, voglio dire, se noi poi guardiamo, voglio dire, qual è stato l'asse sul quale sono state in qualche modo spese le risorse, soprattutto nel campo della ricerca e dell'innovazione, vediamo che questo asse è stato ancora un asse fortemente orientato a un modello technology driven. Prego. Posso? Io volevo vedere se riusciamo a partire con la... Mi posso un po'? Mi viene sempre in mente Bersani quando
cioè il nostro progetto. Questa idea nasce 4-5 anni fa. Progetto Uso Futuro. Il progetto del presidio, diciamo così, su cui poi l'ingaggio con CSP arriva dopo, però è una breve premessa per capire da dove arriva. No, perché sennò, siccome ho anticipato prima, cioè come sei, ho detto, voglio dire, che voi dovremmo addirittura ancora essere, se tu dici 5 anni, questa fase, voglio dire, di avvio è stata una fase terribile, invece va separata la fase del presidio, che è una cosa, esatto, sulla quale adesso stiamo montando quello che è un'altra cosa. Diciamo, però era per raggiungere alle motivazioni che ci hanno spinto per arrivare ad avere un ingaggio, come definisci tu, con te. Perché poi quello è stato uno degli aspetti, se vogliamo definire l'avvio di un lab fondamentale, come l'ha definito Sergio, ecco, il nostro è stato un approccio fondamentale per come poi è nato questo progetto. Qui ci sono delle persone, delle semplici persone che per volontà reciproca si sono messe insieme, benché stessero tutte vivendo in un paesino di 2000 abitanti, in una borgata di 200 abitanti, non erano mai riusciti a mettere insieme una piccola rete locale di esperienze e di conoscenze. Questi 5 anni fa ci hanno concesso di mettere insieme le esperienze di un agronomo che aveva preso questo prodotto che si era estinto e portato alla banca del germoplasma dell'Università di Torino, che raccoglieva il seme, un ragazzo volenteroso di Cortereggio e un uomo di esperienza che viveva nel mondo slow food. Io li ho conosciuti gli tre, ho capito che in realtà non erano mai stati capaci a parlarsi insieme, si sono parlati, siamo andati a Bra, siamo diventati presidio. Un presidio è sostanzialmente quella biodiversità che ha una connotazione tipica con il territorio locale in cui cresce, sia di tipo antropologico, quindi di legame con la popolazione, che di tipo pedoclimatico per le caratteristiche del luogo. Questo fagiolo l'aveva tutto, e da lì è nato il progetto che è quello del nostro presidio, quindi un progetto antropologico che ha voluto coinvolgere le comunità anche che arrivavano dalla Palestina attraverso l'Università di Pollenzo, per farle arrivare nelle nostre cascine e farle parlare con le persone più anziane del paese, che erano diventati i nostri testimonial, i nostri comunicatori, e i giovani li abbiamo messi a coltivare, a lavorare, abbiamo costituito una cooperativa. Intorno a questo progetto lento, molto slow, abbiamo incominciato a ragionare e a pensare in termini più ampi, cioè questo progetto non era solo la coltivazione di un prodotto che iniziava a piacere, ma era la condivisione di una comunità intera di un'idea che avevano perso tutti, ma non avevano sostanzialmente definito coscientemente, cioè non riuscivano a capire che cosa stavano perdendo, che è semplicemente un concetto di identità locale. Così come poi alla fine del mio racconto io definirei tutto questo racconto la definizione di sviluppo territoriale, secondo me, quella che metterei qui su Wikipedia, ecco. Perché poi alla fine ci riempiamo sempre la bocca di definizioni. Facciamo sviluppo territoriale e io non riesco mai a capire che cosa sia. Facciamo identità locale e io non so che cosa sia. Facciamo un Evil Lab e non so che cos'è. Bene, è il modo con cui si fanno le cose. È il modo in cui si credono le cose, è il modo in cui si pensa che sia utile e sensato applicare l'alta tecnologia alla campagna. Utile pensare che delle persone che conoscono solo il dialetto piemontese riescano a comunicare con una giornalista americana in un incontro che è sostanzialmente, per noi funziona sempre così, l'intervistatrice anglosassone americana fa la sua domanda alla traduttrice italiana che la traduce a un ragazzo di Cortereggio in piemontese in italiano. L'italiano al piemontese alla signora anziana, la signora anziana risponde in piemontese, lui lo dice in italiano, l'italiano in inglese, e così va avanti ore per riuscire a fare una discussione. Cioè questo per noi è un living lab, cioè questa è connettività allo stato puro. Quindi quello che a noi serviva non era tanto la comunicazione, che eravamo già avanti, l'avevamo capito, che quello, diciamo, avevamo due o tre donne anziane che erano insuperabili nella comunicazione. Tant'è che poi Slow Food è arrivata con i granai della memoria, ha fatto delle interviste con queste persone e sono diventati i nostri testimoni. Lì abbiamo pensato che bisognava fare un qualcosa in più, cioè per noi il presidio della biodiversità non poteva rimanere semplicemente il presidio della stessa biodiversità, ma doveva estendersi all'intero territorio, cioè il sistema di fattori che agiscono su un territorio sono tutte componenti del luogo e del presidio medesimo, quindi la connettività, la viabilità, il centro abitato, il paesaggio, l'ambiente, l'acqua,
tutto fa parte del sistema e quindi quell'ecosistema. Abbiamo coinvolto il laboratorio chimico della Camera di Commercio, che ci ha sostenuto attraverso le analisi dell'acqua, dei suoli, dell'aria, per capire quali erano i dati che ci potevano servire per migliorare la produttività di questo legume, che dal punto di vista organolettico ha avuto un discreto successo, quindi si fa conoscere sul territorio nazionale non solo, ma che ha una problematica, non sappiamo se tipo genetico, di malattie indotte, perché diciamo noi abbiamo utilizzato i semi che erano stati portati nella banca del seme di 30 anni fa, quindi del 1981, e hanno una produzione scarsissima con grosse difficoltà. Grazie a Sergio e Gianluca abbiamo provato a coinvolgere Federico Spanna, il quale già conosceva l'agronomo Boggio, quindi era tutta una rete che si riscopriva dopo anni, e così abbiamo cominciato a mettere un brainstorming tutto dentro, e sostanzialmente prima di arrivare a Sergio abbiamo caricato di contenuti, di opportunità e di volontà locale la nostra comunità, senza coinvolgere l'amministrazione pubblica, non per preclusione nei confronti della stessa, ma perché si voleva dimostrare chiaramente che era necessario e indispensabile che un presidio territoriale nascesse dalla volontà locale, quindi fosse assolutamente una cosa voluta dalla gente. Pochi giorni fa ho fatto un incontro con il centro per l'impiego di Ivrea, che è quello che localmente compete sul nostro territorio, che ci dà periodicamente tutti gli anni dei tirocini formativi dove noi chiediamo delle persone che ci diano una mano, e si stupivano quando io gli chiedevo non l'agrotecnico o l'agronomo che ci desse una mano in campo, ma gli ho chiesto un esperto in lingue, una persona che potesse tradurre tutti i nostri testi. Dice, ma cosa ti fai un esperto in lingue? No, gli ho spiegato che volevo tradurre i nostri testi, far fare delle telefonate, perché volevo invitare nella nostra comunità tutti i presidi esteri oltre Alpe per potergli presentare la nostra comunità e per poter dialogare con loro, per fare rete, perché è l'unica maniera per poter far conoscere il nostro prodotto e la nostra comunità. Questo ha fatto sì che abbiamo coinvolto professionalità estremamente diverse su questo progetto. Vi dicevo che venerdì scorso ci siamo trovati ad un tavolo ed erano state invitate 5 aziende a presentare la loro esperienza di collaborazione sui progetti di tirocinio formativo del centro per l'impiego. Eravamo 5 aziende diverse e io le conoscevo tutte. E beh, pensate, c'era un falegname, un artigiano del legno che è anche artigiano d'eccellenza, un tampografo, un serigrafo, per una tampografia e una serigrafia, Ivano Ranconto della Piattella, noi abbiamo studiato ingegneria, abbiamo preso questa traduttrice, e una cantina vinicola. Bene, io gli ho detto, guardate, pensate che noi siamo di questo territorio, pensate per noi che cos'è il vinlarte, e mettere in rete queste competenze. Perché io sono partito, sono andato a prendere Ivano Ranconto, che era poi il produttore agricolo, che ha fatto la Piattella, e gli ho chiesto di fare questo progetto insieme. Per poterlo fare diventare un progetto di presidio Slow Food siamo andati da quello che era lì invitato, che era quello che aveva l'azienda vinicola, perché lui era dentro al sistema Slow Food perché era già un prodotto tutelato con il vinita e quant'altro, quindi conosceva le persone a cui, ed è quello che ci ha portati a Bra per presentargli il progetto. Quando abbiamo capito che potevamo diventare presidio, allora ci serviva il packaging, ci serviva la grafica, ci serviva tutto quello che era utile per presentare il prodotto, e siamo andati da questo serigrafo e tampografo che ci ha fatto tutte le cose che ci servivano per la confezione del fagiolo. Poi gli abbiamo detto, però noi vogliamo anche comunicarla in modo educativo, la nostra iniziativa, proprio in ottica Slow Food. Siamo andati da questo artigiano del legno che aveva un laboratorio del legno attivo nella scuola del paese, perché avevamo scoperto grazie a lui il fatto che le scuole, anche elementari, medie del nostro paese, avevano bisogno di laboratori manuali, perché dal punto di vista educativo le maestre ci dicevano che i bambini hanno una grossa difficoltà nelle cose manuali, pratiche, diciamo, io non ho competenze in tal senso, ma che sono utili per poterli stimolare le attività intellettive, diciamo, educative. Allora siamo stati lì e abbiamo detto, possiamo fare un orto didattico, mettendoci insieme con il falegname che ci fa la vaschetta, noi facciamo l'orto, il legume, quant'altro, lì abbiamo coinvolto altre persone. Ecco, questa è la nostra rete, cioè una rete molto semplice, agricola, però per lo più per noi è stato quasi miracoloso, perché non si aspettavano di poter fare questa rete,
Per noi era quasi incredibile che quattro aziende agricole del posto si mettessero insieme e costituissero una cooperativa. Mi dicevano, guarda, tanto non ce la farai. Questi si fanno la guerra da 50 anni, piuttosto che fare una cosa insieme, questi si menano, ma non la faranno. Hanno fatto la cooperativa, si sono messi insieme e ci hanno creduto. Ecco, tutto questo è stato il carico di contenuti, di volontà, di contributo che abbiamo portato a Sergio per chiedergli se avevamo i requisiti per poter rappresentare, sì, diciamo, a voi, cioè voi che siete persone, diciamo che rappresentate il CSP, però diciamo, ci siamo parlati con voi, e così poi abbiamo provato ad insistere parecchio, molto, tutto quello che riuscivamo, con CSP, non con voi, se potevamo provare a sperimentare un Living Lab in agricoltura, in questo ambiente, e così poi è nata la volontà di prendere il drone e iniziare a fare delle campagne di rilevazione, e poi quello che verrà di mettere in rete una centralina, devo dire, agronomometrica che è installata per i sacchi, cioè raccogliere i dati sulla piattaforma regionale di Internet of Things, cioè di sostanzialmente unire un percorso di comunità territoriale quello che oggi viene considerato nel campo dell'agricoltura uno degli aspetti più promettenti, ovvero l'agricoltura di precisione, il precision farming, ovvero la possibilità sostanzialmente di favorire un utilizzo delle risorse limitate del territorio all'interno di un ciclo di effettiva sostenibilità grazie all'utilizzo del territorio. Quindi grazie al fatto che le tecnologie consentono non soltanto di tracciare, ma consentono anche di monitorare, di fare gli interventi quando bisogna farli e non necessariamente, voglio dire, perché si fanno. Anche perché noi tra l'altro abbiamo un presidio di un protocollo di produzione sottoscritto con Slow Food e la provincia, che è molto rigido, perché l'obiettivo nostro non è di arrivare, non è la questione della certificazione biologica, ma diciamo di mantenere dei principi di produzione molto chiari e molto trasparenti nei confronti del consumatore. Questo ci deve aiutare la tecnologia a prevenire le malattie, a prevenire diciamo tutte le criticità che sono emerse in questi 3-4 anni di microproduzione, che tra l'altro diciamo a oggi la massima produzione di questa piattella ha raggiunto nell'anno i 6 quintali. Quindi abbiamo il record di essere il prodotto con la produzione più limitata di tutti quelli che abbiamo conosciuto in giro, anche in Slow Food. Se avete voi, non è che siete piccoli, dobbiamo trovare una definizione dei micro piccoli. E noi facciamo pian pianino, adesso riusciamo a fare un po' di più, un po' per volta, non corriamo, no, però diciamo che si sta valutando l'utilizzo della piattella come Bitcoin, come elemento di scambio, dato la sua, come dire, natura estremamente. Stiamo tentando di tornare al baratto ridotta, al baratto, però diciamo. E volevo aggiungere solo una cosa che diceva Andrea, perché è stato per noi interessante, devo dire, cominciare ad approcciare questo aspetto, oltre che per le evidenti e chiare ricadute, o meglio, per il chiaro apporto che possiamo portare anche sul piano tecnologico all'ambito, devo dire, relativo al lavoro del presidio, perché la sfida che ci ha lanciato Andrea è una sfida ancora più ambiziosa, ovvero quella di trasformare quello che oggi è il presidio di prodotto in un presidio di territorio. Ovvero il presidio di prodotto, come dire, certifica sostanzialmente la qualità e il processo che alla fine produce la piattella. Sì. Passare ad un'idea di presidio territoriale e quindi attivare un meccanismo attraverso cui si va sostanzialmente a certificare o a trovare le necessarie validazioni su tutti gli elementi di qualità che riguardano il territorio, è questione assolutamente più complessa, che richiede l'esame di dati, informazioni e l'elaborazione di dati e informazioni ancora più articolata e complessa rispetto a quella, voglio dire, relativa ad un campo piuttosto che a un prodotto. Quindi la sfida vera che oggi noi abbiamo di fronte su Living Lab di Cortareggia è sostanzialmente quella non soltanto di acquisire dei dati che afferiscono all'aspetto specifico del presidio Slow Food, ma di acquisire dati che riguardano la qualità ambientale del territorio, compresa la qualità dell'aria,
compreso la qualità dell'acqua, compreso ovviamente la qualità dei trattamenti che vengono effettuati, eccetera, 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 in modo, come dire, da arrivare a mettere insieme questo dentro un modello di potenziale certificazione di qualità territoriale. Certo. Anche perché noi crediamo in questo aspetto fondamentale, intanto che la matrice del protocollo che vogliamo scrivere abbia come base quella che venga valorizzati e quindi abbia un punteggio più elevato tutti quegli interventi fatti in ciascun settore di interesse che abbiano ricadute sugli altri, quindi sono premianti tutti quegli interventi, investimenti fatti, qualunque sia il loro genere, che abbiano una ricaduta non specificamente in quel settore, ma lo abbiano in tutti gli altri. Quindi se lo faccio sul paesaggio, che lo abbiano sugli altri, se lo faccio sulla mobilità, sulle strade agresti, piste ciclabili, lo abbiano su tutta un'altra serie di aspetti che sono quelli che fanno parte. E un altro concetto a cui miriamo è quello di dare misurabilità a questi fattori premianti. Quindi quanto più possibile possiamo tendere la misurabilità, tanto più possiamo essere ripetibili e trasportabili in altri luoghi, in altri presidi. Questa è la volontà di diffondere un modello, una matrice che sia ovviamente sempre volontaria e che sia una guida di genere che sostenga le comunità piccole come le nostre a voler credere nel fatto che il passo lo si può allungare, si può anche provare a credere di riuscire a ottenere risultati più importanti anche nel micro. E su questo riteniamo di poter riuscire a lavorare nei prossimi 3 anni grazie a un accordo quadro che si è messo in piedi con CSP, con Slow Food Italia, con Camera di Commercio. Oggi stiamo lavorando su chi può essere il soggetto che ci darà una mano per la definizione del modello di protocollo, in maniera che ci sia una professionalità specifica che ci aiuti ad inserire tutto il contenuto che abbiamo già raccolto in un modo sistemico, e lo stiamo sostanzialmente definendo a breve, perché abbiamo già avuto qualche opportunità di chiudere con qualche società, e poi così provare a promuoverlo dal 2015 in avanti come esempio, ecco, di concretezza che deriva da un'azione volontaria che nasce dal basso, dal piccolo, dal molto piccolo.